Condividere le informazioni uniformando il metodo per rendere omogenea l'offerta diagnostica. È sostanzialmente questa la finalità di una serie di incontri fra i radiologi dell'ASL Caserta, azienda ospedaliera compresa. Il ciclo di incontri, i venerdì casertani, questa volta fanno tappa a Piedimonte Matese. Noi abbiamo sentito in merito la dottoressa Maria Teresa Rumolo, dirigente medico dell'unità operativa di radiologia diretta dal dottor Sossio Barra. Dottoressa, allora che cosa sono i venerdì casertani? I venerdì casertani sono una serie di quattro incontri, un'iniziativa nata dalla collaborazione fra vari presidi ospedalieri dell'ASL di Caserta e l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Quindi in realtà ci sono stati dei convegni nei vari ospedali? Sì, c'è stato un primo incontro stesso nell'ospedale di Caserta che si è tenuto il 10 marzo. Adesso a Piedimonte? Il prossimo sarà a Piedimonte il 19 maggio. Ecco, che cosa verrà trattato in particolare a Piedimonte? In particolare a Piedimonte verrà trattato l'addome acuto non traumatico. Qual è la finalità? Lo scopo di questi incontri è innanzitutto quello di presentare quella che è l'esperienza quotidiana delle nostre realtà ospedaliere e dall'altro quello di cercare di uniformare laddove possibile sia i protocolli di studio che le strategie di refertazione in modo da rendere sempre più omogenea quella che è l'offerta diagnostica sul nostro territorio. Dottoressa Rumolo, allora chi è riservato esattamente questo incontro, questo convegno? Questo convegno è riservato non solo a noi radiologi ma anche a quelli che sono i colleghi che si trovano ad affrontare queste tematiche quotidianamente in pronto soccorso, quindi anche ai colleghi dell'emergenza. Quindi giorno 19 a Piedimonte, dove esattamente e a che ora? Presso l'auditorium del presidio ospedaliero alle ore 15. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.